ho deciso che per il momento questa non è la strada giusta. In più sono anche una pluriallergizzata, ma mi è stato detto che solo i medici vaccinatori possono decidere, quando hanno deciso anche per un mio collega che ha fatto un infarto poco dopo, peraltro. Mi hanno detto pure che i medici vaccinatori hanno fatto non so quale corso per poi decidere che cosa è meglio per chi ha queste o quest'altre patologie. Per cui io non mi sento assolutamente tutelata. Dice di aver ricevuto poche informazioni, racconta così la sua scelta di non vaccinarsi. Lei è una delle infermiere padovane sospese dalla commissione dell'USL per non essersi sottoposta all'immunizzazione contro il Covid. Non vuole rivelare il suo nome né il reparto in cui ha lavorato fino a qualche mese fa. Dice di non essere una Novax, ma oggi è scesa in piazza con il movimento No Pass. Il mio medico di base, che non è un vaccinatore, ma non è un Novax e neanch'io sono una Novax, sinceramente. Sono solo per il vaccino libero. Ma lei ritiene che il Green Pass almeno sia giusto? No, il Green Pass non è assolutamente strutturato in maniera adeguata, perché da quel che si vede anche i vaccinati dovrebbero fare il tampone, cosa che non viene fatta. Lei, se potesse, lo farebbe il vaccino? Se venisse informata adeguatamente, potrebbe essere che ci pensi effettivamente, ma io non mi sento assolutamente sicura. L'infermiera dice di aver lavorato in prima linea durante la prima, la seconda e la terza ondata del Covid. Io ho sempre usato i DPI adeguatamente e nel mio reparto non ci sono stati né contagiati, né pazienti, né operatori, tranne una persona dopo la prima dose di vaccino, che peraltro non ha contagiato nessuno. Comunque è comprovato che anche il vaccino non impedisce la contaminazione, cioè tutela se stessi, tutela forse un po' meno gli altri. Chiede che si parli anche delle cure per il Covid. Questa fissa sul, voglio dire, continuamente vaccinare, a me non fa venire qualche sospetto, sinceramente, perché è una cosa, voglio dire, antidemocratica.